C'era aria di preoccupazione negli ambienti bianconeri alla vigilia di Siena Ternana e motivi per non stare poi troppo tranquilli non erano suggeriti del tutto da fatti scaramantici o di circostanza. Intanto si temeva la Ternana perché si considerava assolutamente bugiarda la classifica attualmente occupata dai rossoverdi, una situazione venutasi a creare in seguito a un'incredibile serie di disavventure degli Umbri, sicuramente poco amati finora dalla dea bendata e soprattutto dalla classe arbitrale. Poi si temeva che Lauro Toneatto, qui a Siena ben conosciuto da sempre, riuscisse ancora una volta a escogitare, pur con una formazione ridotta all'osso, qualche intruglio per mescolare le carte in tavola. Infine l'assenza del libero Vichi, fermato da una contrattura e soprattutto quella del giovane Ricci, ancora indisponibile, potessero influenzare le sorti dell'incontro. In effetti, per tutto il primo tempo, il Siena, pur tenendo costantemente le redini del gioco, non è mai riuscito a impensierire più di tanto il portiere Roggi. La Ternana riusciva sempre a districarsi con facilità abbastanza relativa, comunque, dalle incursioni bianconere, non disdegnando qualche volta di affacciarsi ai limiti dell'area senese. All'inizio della ripresa il Siena appariva più determinato e riusciva a stringere la Ternana nella propria metà campo. Si costruiva di più sul centrocampo con Fermanelli più deciso che nella prima parte della gara. Per la Ternana il compito si faceva più difficile, anche se veri e propri pericoli la porta di Raggi non ne correva molti. Al 21esimo entrava Ricci in sostituzione di Molteni. Alla mezz'ora comunque si rivedeva la Ternana con due pericolose puntate, prima di Biagetti e poi di Trudu. Il Siena continuava ad attaccare, otteneva diverse punizioni, ma la formazione di Toneatto non mostrava di temere più di troppo gli avversari. Terminava così 0-0 tra Siena e Ternana, una partita che permette al Siena, oggi meno brillante del solito, di mantenersi comunque ai vertici e concede un punto ai rossoverdi, apparsi oggi sicuramente in progresso.